Voi in questo momento vi state chiedendo chi sei, perché ci stai parlando di questo libro. Piacere, sono Gian Giacomo. Perché vi sto parlando del libro? Prima di tutto perché ho avuto il piacere di leggerlo. Secondo poi perché anche io sono autore e mi occupo di temi similari. Diciamo, ah sì, una cosa mi stavo dimenticando, quando uno poi dice che si dimentica le cose importanti, anche io sono disabile. Ecco, lo so cosa state pensando. Ecco un altro libro sui disabili, che palle. Ecco, no, questo non è il classico libro sui disabili. Qui non troverai i supereroi, qui non troverai il geniaccio la Stephen Hawking, qui non troverai l'atleta paraolimpico che fa cose straordinarie, qui troverai la disabilità normale, tranquillo, si può usare disabilità normale nella stessa frase, non succede niente a nessuno. Nelle interviste proposte in questo libro troverai un vero e proprio mondo, un vero e proprio arcobaleno di colori, dai colori più tenui, quasi color pastello, delle persone più fragili, ai colori più scuri e decisi di persone che alternano luci e ombre. Onestamente sono i miei preferiti. Per esempio troverai Maria che parla di suo padre, affermato avvocato affetto da poliomielite, che è un grande Giovanni, e ce ne parla appunto parlando dei suoi pregi e dei suoi difetti, dei suoi lati oscuri e dei suoi lati più chiari. Certo, potresti dirmi, come una volta hanno detto a me, ah, ma se zoppichi non sei proprio disabile, disabile. Ecco, allora parliamo di Antonio Giuseppe, affermato poeta. Tranquillo, non ti preoccupare, si parla anche di sesso. No, non ho detto di amore. Ho detto di sesso, perché smettiamo di immaginare il disabile per forza come Winnie the Pooh, a meno che tu non immagini Winnie the Pooh che tromba, e allora è un altro discorso. E qui troverai le storie sentimentali e sessuali di Angelo e Carlo, per esempio. No, non insieme, o forse non insieme. Non ti ho ancora convinto a leggere il libro? Allora ti dico un'ultima cosa, che sicuramente ti convincerà. In questo libro quasi mai l'esperto parla di disabilità, è la disabilità che racconta se stessa in prima persona. E questo non capita quasi mai.